Eccoci. Ciao Tamara, siamo all'ultima puntata di Catamenos e... Ma non siamo in libreria. Ma non siamo in libreria, però volevamo finire con una cosa bella, come in una fiaba. E quindi adesso Ale ci apre la porta. Ciao Ale, buonasera. Ciao. E eccomi qua. Catamenos è in trasferta. Catamenos è adesso in un piccolo spazio, credo tra i più suggestivi che abbiamo a Pesaro, che si affaccia sulla strada Giovannelli, che è un tratto di strada che unisce via Abati a via Morselli. E quindi siamo nel centro di Pesaro e siamo in uno spazio, come dicevo, così affascinante e bello. Catamenos ha lasciato che si potessero posare in libreria quasi come uccelli dei musicisti, dei cantori, dei musicanti. E allora per l'ultima puntata c'è una sorpresa. Abbiamo risalito il fiume, come si dice, quasi siamo andati alla sorgente, dove nasce il suono. Quindi siamo nella... Adesso mi viene da dire un sacco di sinonimi: bottega, atelier, laboratorio, studio. L'etimo di atelier è a stelle, schegge di legno, e qui di legno ce n'è tanto. Ma io soprattutto userei la parola fucina qui, perché è un luogo dove si creano idee e si foggia soprattutto l'ingegno. E tra parentesi devo essere sincero, per fucina io ci metto anche una piccola caratteristica e un aggettivo un po' alchemica. L'alchimia serviva per trasformare i metalli vili in oro. E qui, vedete quanto legno c'è, qui dal legno si trasforma tutto in suono straordinario. Siamo nella, scegli tu, Roberto, atelier, laboratorio, studio, fucina. Sì, io lo chiamo il laboratorio. Laboratorio, perché tu rivendichi l'aspetto dell'artigiano. Roberto Olivi è un carissimo amico, devo essere sincero, caro amico, veramente. Ci conosciamo da tanto tempo e soprattutto Roberto Olivi è un cembalaro. Dico bene? Cembalaro, vero? Sì, sì. Ecco. L'italiano è l'unica lingua al mondo che contiene proprio un termine per definire questo lavoro, cioè quello del cembalaro. Di altre nazioni, non so, ad esempio si dice facteur de clavecin in francese, oppure harpsichord maker in inglese. Italiano invece c'è il cembalaro, pensa un po'. Ma cosa fa il cembalaro? Il cembalaro costruisce i clavicembali, appunto. Il clavicembalo, io ci tengo molto a dirlo e approfitto di questa occasione che mi date, cioè io non costruisco pianoforti. Cioè non sono i pianoforti quelli che faccio io, perché io ogni tanto mi capita di sentire qua delle persone che passano qua, delle famigliole, babbo, mamma e figlio, no? Dove c'è il bambino che dice, babbo, cosa fanno qui dentro? No? Il padre che è esperto dice, qui dentro fanno i pianoforti, no? Ecco, no, cioè qui non si fanno i pianoforti, faccio i clavicembali, sono due cose completamente diverse. Il clavicembalo ha perso la partita col pianoforte, no? Ha avuto quattro secoli straordinari. Ha avuto quattro secoli di repertorio incredibile, no? Davvero di letteratura straordinaria. Poi purtroppo è arrivato il romanticismo, noi ci hanno fregato, sto fatto del piano del forte, no? Allora, con la confusione tra clavicembalo e pianoforte, qua è successo un giro assurdo di telecamera. Sì. Che lo spettatore lo vedrà e dirà cosa sta succedendo. E creatività non è, semplicemente un incidente. Okay. Un incidente, benissimo, sì. Perfetto. Noi siamo pronti all'incidente. Sì, ma poi qua, mancano, sono... qua il laboratorio, guarda, io ho le mani sempre piene, martellate, sono sempre... Guarda. Quindi gli incidenti qui purtroppo sono all'ordine del giorno, purtroppo, vedi qua. È così, cosa vuoi fare? La mano dell'artigiano. È così, sono felicissimo di avervi qua ospite, specialmente Giovanni, perché dovete sapere che Giovanni ha avuto un ruolo fondamentale all'inizio della mia attività. Mi ha ordinato Ma non sai, Roby, io rivendicavo questa cosa, ma con il discorso della memoria, io ho la sensazione, la memoria, tu che sei intelligente, sai che la memoria poi è una cosa un po' strana, certe cose dici di ricordarle, ma le stai inventando sul momento. Sì.
Allora, io per poter spiegare Roberto Riri, che è una biografia straordinaria secondo me, una cosa fondamentale è questa. Un giorno venne in libreria, io ce l'avevo qui in via Abati, quindi si parla degli inizi degli anni 90, mi ordinò un libro bianco e nero di questa proporzione in tedesco della Epli. Dico bene? Cioè, e ho detto Roberto, scusa. No, è un libro su come si costruiscono i clavicembali. Ho detto, vabbè, io lo conoscevo come studioso di informatica, tante cose ha fatto. E a un certo punto, a pochi anni di distanza, Roberto, credo, quanti siete i cembalari in Italia? Ma con partita IVA, regolare, una decina, d'Italia 10, dai, più o meno, credo. Che riescono così a viverci. Con siete stessa. Pochi? Siamo pochi, davvero. Sono anche molto pochi comunque i cembalisti, cioè quelli che lo suonano, quindi di conseguenza c'è un rapporto stretto tra queste due quindi cose. La proporzione è giusta. La proporzione è giusta, sì, okay. Sì, quei fatti. Poi sai, il bello è che vengono molto, in cembalare ce ne sono molti che vengono dall'America, no? Vengono a lavorare in Italia. Chissà perché questo fa, perché è bella l'Italia, si sta bene, no? Di solito vanno in Toscana, ce ne sono tre solo in Toscana, dall'America che mi fanno concorrenza e sono molto contento. Però, scusate se posso insistere, dica. Io la biografia di Roberto, e questo è il paradosso, sì. Io un po' la conosco e me la invento un sì. Po' anche, per il resto mi piacerebbe leggere il quarto di copertina, perché Roberto nel 2019 o 18, aiutami. 17, allora nel 18 hai vinto il premio Procida, con un libro. Vabbè, già il titolo, La terra si muove, è fantastico. Vabbè, posso leggere due righe della sua biografia. A me non piacciono le biografie che ci sono nelle quarte di copertina un po' istrioniche, no? Non mangia carne e sorride ai gatti, queste cose strane. E c'è la famosa frase di un nostro comune amico, che noi abbiamo sempre riso. Leggevamo un libro di Carlo, vive tra Urbino e New York. Noi abbiamo tracciato una linea, ti giuro, era in mezzo all'oceano, ma in un posto lontanissimo da qualsiasi. Ma dov'è casa dov'è di Carlo? Era proprio nel mezzo, se tu fai Urbino e New York cadi nell'acqua, non c'è niente da fare. Vabbè, Roberto Livi nasce a Pesaro nel 67, confermi? Frequenta le scuole elementari dall'età di 6 anni, ma a causa di un disturbo di deficit di attenzione e dislessia impara a leggere le prime parole soltanto all'età di 7 anni. Terminate con fatica le scuole dell'obbligo, entra come apprendista in una falegnameria dove, tra una lavorazione e l'altra, ha l'occasione di suonare qualche nota su una fisarmonica di proprietà del falegname capo. Durante una di queste improvvisazioni viene notato da un anziano maestro di musica, il quale, certo di trovarsi di fronte a un genio della tastiera, lo convince a lasciare il lavoro per intraprendere lo studio della musica. Dopo 4 anni di studi, sotto la guida del maestro, piano, fisarmonica, organo, armonia e contrappunto, il maestro stesso ammetterà di essersi sbagliato. Dal 1997 riprende il lavoro di falegname dedicandosi alla costruzione di strumenti musicali. Adesso, questa è una piccola, veramente, credetemi, è uno dei libri più belli, secondo me. A parte, e poi ne farò un discorso se c'è tempo, su questo adesso voglio che parli. Avvicinati, lui. Avvicinati, per favore. Esilarante, in attesa dell'incontro con te Roberto, mi sono letto dei capitoli veloci. Vabbè, andiamo avanti. Però Roberto, voglio dire da queste cose, e mi ricorda anche l'altro mio amico che ti citavo, che era figlio di un operatore oncologico ed è diventato uno dei migliori librai e raccoglitori di libri, soprattutto in soffitte. Roby è figlio di un falegname. Quei capannoni piccolini in questa Pesaro degli anni 60, famiglia umile, modesta, sì. Ed è veramente, Tamar, per te che sei così
forestiera, diciamo. Io che sono di tradizione diversa dal pesarese, ma solo di adozione, Roberto, secondo me, è il vero prototipo del buon pesarese. Che poi, lo sai Roby, no? In provincia, i mille motivi per amare la piccola città sono i mille per odiarli. Le tue caratteristiche migliori sono anche i tuoi migliori difetti. Roberto è una persona silenziosa, con un'etica del lavoro straordinaria, piena di ironia, umile, modesta soprattutto. No, è vero questo, Roby. Ed è il vero pesarese, quello del lascia gì. Cioè, che un po' a un certo punto, forse anche adesso lo stavi pensando. Diciamo cos'è lascia gì al mondo. Prova a spiegarlo tu, Roby, lascia gì, perché tu, e oltretutto c'hai anche l'accento alla Valentino Rossi. Questo ho fatto un corso di dizione, io, no? Porca, mi hanno mandato via il primo giorno, no? Mi hanno detto, guarda, te non hai speranza, mi hai detto, no, perché c'è proprio un difetto, dice, nella... quindi proprio non è così No, cioè, guarda, ma hai fatto una produzione, no, ragazzi, però, Ernesto no. Della Loggia, no? Cioè, io ti ringrazio. No, lo sai cosa, Roby? In realtà, secondo me, poi a livello di attività letteraria, io lo colloco come uno delle migliori evoluzioni anche del nostro migliore prosatore della città, Paolo Teobaldi. Paolo Teobaldi lo chiamo il cantore del borgo, tu sei il cantore del contado, da Monteciccardo arrivi. Troppa grande, guarda, la cosa più bella di questo libro, cioè, è stata l'amicizia con Paolo Teobaldi, è stata la cosa migliore. Cioè, attraverso questo libro siamo diventati amici, no? Lui passa spesso qua a trovarmi, sì, adesso mi ha portato, ogni tanto mi porta delle penne, adesso mi ha portato gli aculei di Istrice, di Ricura, sì. Paolo Teobaldi. Capito? Per me è stata la cosa più importante, perché io prima di scrivere il libro Paolo Teobaldi lo guardavo passare, capissimo, da lontano, cioè io non lo conoscevo, non sapevo, no? Io lo ammiravo, avevo letto tutti i suoi libri, ma per me era il mito, il grande Paolo Teobaldi. Dopo il libro, incredibilmente siamo diventati amici, ci parliamo e passa lui qua a trovare me, capisci, incredibile. E sai che regalo ti faccio? Il libro che piace di più a Paolo Teobaldi. Grazie. Raffaello Baldini a Danota. Bellissimo, grazie. Grande poeta del dialetto, perché poi lui, come Teobaldi, è un vero creatore di linguaggio. E di questa città veramente invito a leggere questo libro. Vabbè, detto tutto questo, se no parliamo del libro e non parliamo... Le nostre biografie per 2 o 3 anni si sono intrecciate, certo, drammaticamente, sì. tragicomicamente. Dico bene? Siamo stati protagonisti di imprese formidabili, no? Dicevo, abbiamo spento un incendio sull'Arbizio, no? L'Arbizio sarebbe andato completamente distrutto, invece grazie non avremmo avuto un parco, non avremmo avuto, cioè, i cervi. Abbiamo costituito il parco del San Bartolo. No, l'abbiamo raccolte noi le firme, che si sappia, perché altrimenti non è. Io e Giovanni mettevamo i banchetti, andavamo in giro, no, a raccogliere le firme. Quando? Che anno? Questo che anno è? 86. 87, insomma, così. Quindi abbiamo avuto un sacco di cose che... Però, Roby, io volevo dire una cosa. Io la trovo straordinaria. Il papà, per ovvi motivi, non essendo diventato un Berloni o uno Scavolini, no, credo. No. Ma avendo mantenuto quella dimensione, che ce ne sono tanti a Pesaro, di persone, questa straordinaria arte che c'è nel pesarese, del legno, è rimasto nel suo ambito, questa struttura piano piano, tu l'hai recuperata, è incredibile, e da quel legno del padre adesso lui costruisce i clavicembali. Questo è un viaggio straordinario di riconoscenza, ma anche di... io trovo straordinaria questa, non so se dire evoluzione, comunque questa trasmissione, cioè tu il legno lo senti. Il legno, certo, io sicuramente mio babbo mi ha trasmesso la passione del legno e della musica, no? Però devi sapere che mio babbo suonava il sassofono, la musica liscia, sì, capito? Quindi sono due mondi un po' diversi, sì, cioè, no? Cioè lui in pratica... senza conoscere la musica. Lui praticamente ha iniziato a suonare da professionista dopo la pensione, no? È arrivato a 66 anni, è andato in pensione, ha fondato un gruppo di musica, chiamato i giovani del folk, no? tutti pensionati, ha cominciato a fare le serate in giro
E insomma, cercava le serate, alla fine però non riuscivano mai a trovare queste serate, perché il problema è che, sai, erano, poveretti, non erano bravissimi a suonare. Allora mio babbo, pur di fare le serate in un locale, ha comprato un locale. Cioè, ha comprato un locale, lo si è messo assieme a degli amici, ha comprato praticamente una betola. Però insomma, ha iniziato a fare le serate. Però ecco, io non avrei appreso da lui, sinceramente. Lui non sapeva neanche cosa fosse un clavicembalo, non ha mai avuto un'idea. No, certo. Quindi io ci sono arrivato, poi dopo attraverso un modo completamente diverso. Ci sono arrivato, penso, attraverso un videogioco, alla musica classica, diciamo a Bach soprattutto. Io sono arrivato attraverso, cioè giocando un videogioco che qui a Pantano, nelle partite di Pantano, io poco a poco ho iniziato ad appassionarmi a una musica, no, che ascoltavo giocando a questo. Mano a mano che andavo avanti con gli schemi di questo videogioco, potevo ascoltare sempre di più questo brano. Cioè, a me piaceva da morire questo pezzo, no? E io, cioè, ci ho speso un capitale, ma tipo, non so, avrò speso tipo 10 milioni in, non so, era un campione, no? Si chiamava Looping il gioco, no? Si chiamava. E mano a mano che tu diventavi più bravo, ascoltavi un pezzo di più di questa musica, no? Fin quando, cioè, praticamente non andavi distrutto nel videogioco. E poi ho scoperto, dopo essere diventato un campione, che questa musica che mi piaceva tanto era una musica di Bach, no? Cioè io ero convinto che fosse una musica giapponese, veramente. No, pensavo, dico, guarda, sti giapponesi sono forti, non solo fanno i videogiochi, ma fanno anche le musiche per videogioco, sono bravissimi i giapponesi. Invece no, era una musica di Johann Sebastian Bach, era l'invenzione numero 8 di Bach, no? Penso. L'ho scoperto per caso, il fatto di Bach, attraverso il venditore, quello del negozio, la Dimar, presente la Dimar, no? Che era un bellissimo negozio di dischi. È stato lui che mi ha riconosciuto il pezzo e mi ha detto: guarda, questa è l'invenzione numero 8 di Bach, perché era un commesso molto colto. Mm-hmm. Mi ha venduto un disco intero, cioè io praticamente con 20.000 lire mi sono comprato, e ho detto, cioè, invece di dover giocare, non spendere un capitale, no, al videogioco, questo mi ha venduto un disco intero con le invenzioni di Bach, cioè 15 invenzioni a due voci e 15 a tre voci. Per me è stata una roba enorme, cioè, io ancora ce l'ho quel disco, no? Ancora adesso io lo desidero, cioè l'ho talmente desiderato quel brano, e da lì praticamente io sono tornato poi alla Dimara, gli ho detto, guarda, vorrei altri dischi, ho detto, il disco che ti ho venduto, fatto da Glenn Gould, pianoforte, però ho detto, guarda, quello bisognerebbe comprare un disco fatto al clavicembalo, perché Bach, cioè, capito? Lui componeva per clavicembalo, sì. Chiaro? Allora da lì mi è venuto il primo disco, il clavicembalo ben temperato, fatto il clavicembalo, Gustav Leon, fatto arrivare apposta dalla Germania, no? Quindi un disco di importazione, costato un sacco di soldi, ci ho messo 3 mesi per arrivare, però perché mi sembra, cioè, fatto il clavicembalo ben temperato di Bach, quello per me è stato proprio, no? È stato proprio l'inizio di questa passione, ho iniziato a desiderare proprio lo strumento, la passione. Non ho mai potuto comprarmene uno, perché costava un disco. Lo strumento si mette a costruire uno degli strumenti più complessi. Scusa, sì. Quanto ne puoi costruire in un anno, per farci capire? Di solito massimo due, quando proprio al massimo della produzione, quando va tutto bene due, diciamo, se non uno. Se la produzione non è così, uno. Esatto. Ma quanto costa un clavicembalo? Il clavicembalo costa un sacco di soldi dal punto di vista, non si potrebbe dire che costa molto, ma in realtà per le ore di lavoro, per me, perché che lo faccio costa poco, diciamo, un clavicembalo si va dai 11.000 euro, non di solito, ecco. Quindi considerando che ne faccio due, certo. No? E considerando le spese mensili, certo. Dell'affitto, sì, del commercialista, sapete già quanto guadagno? Davvero poco, cioè sotto i 1.500 euro al mese, cioè massimo tra i 1.200 e 1.300. Quindi non è il tuo unico lavoro? No, invece è il mio unico lavoro, questo è bello, ma è il mio unico lavoro, ma io sono una persona che si accontenta di poco. Adesso non volevo parlare dei fatturati, ma Roberto... Io insisto su quell'aspetto dell'obiezione di coscienza. Io e Roberto ci siamo conosciuti nell'obiezione di coscienza. Io per viltà, io immaginare te vestito da soldato, no, insieme a tanti, su una branda, tu che sei così solitario, schivo, no. Io la mia era una scusa per non finire l'università. E ci siamo ritrovati a fare l'obiezione di coscienza nel momento di esplosione del movimento ecologista. E noi invece eravamo due burocrati da Russia anni 50, tutto il giorno solo a scrivere e a fare cose. Roberto, il più giovane, non dico tutto di te perché un po' mi vergogno, era vegetariano 10 anni, per esempio.
Sei tuttora vegetariano? No, no, no. Ah, io sono stato vegetariano nel momento proprio dello sviluppo, cioè quando c'era bisogno di un po' di proteina, ecco, io sono stato vegetariano. E finito lo sviluppo. E tu mi raccontavi che mangiando poca carne, io ricordo le cose bellissime, i sogni mi raccontava quando arrivava, che erano sogni che, boh, vabbè, andiamo avanti, neanche un santone riusciva a fare sogni così. E un'altra cosa, aveva questo incarico di salvare gli uccelli più feriti dai cacciatori e tu li dovevi portare nella clinica di Ancona, no? Ricordo? Sì, sì. Vabbè, io... Ma raccontaci un po' di lui, del clavicembalo. Del clavicembalo, del suono, anzitutto. Ecco. Sì, volentieri. Qualcosa. Ma volentieri, anzitutto posso spiegarvi un po' come sì. Nasce lo strumento. Questo se, io ti seguo. Può interessare. Come... Beh, anzitutto si comincia dal legno, no? Mm-hmm. La scelta del legno è la cosa più importante. Cioè si deve trovare un legno che risuoni il più possibile. No? Sì. Questo è il segreto di tutti gli utai. C'è anche, non so, anche Stradivari, Guarnieri, loro che cosa facevano? Anzitutto erano bravi nel scegliere il legno. Tutta la storia, la leggenda delle vernici non dice nulla. Mi chiudi la porta, perché si apre da sola. Quindi bisogna essere bravi. Io per scegliere il legno ho un mio metodo, no? Lo chiamo il metodo Romeo e Giulietta, no? C'ho un metodo che ho elaborato io personalmente, è proprio un segreto mio personale, che adesso vi rivelerò per la prima volta, perché ormai sono prossimo alla pensione. Io tutti i miei segreti li ho scritti in questo libro, in questo quaderno qua, no? Che è Ciccio e Stecco alle Olimpiadi. Però qui ci sono tutte le mie, tutte le riflessioni di ormai 28 anni di lavoro, no? Quindi tutti i segreti, ma il più importante di tutti è come si sceglie il legno. Come si sceglie? Il legno allora si sceglie in questo modo qua. Adesso ve lo faccio vedere subito. Attenzione. Okay. Adesso non so quanto mi costerà rivelare questo segreto, questo ma è bellissimo. Ah, okay. Allora, praticamente si prende questo è un carion, no? Questo è un carion. Sentite, io ve lo faccio sentire, non so se si sentirà al telefono. E sentite, il suono è davvero molto debole, no? Però qualcosa si dovrebbe sentire. Sono delle lamelle che vibrano, no? E praticamente arriva pianissimo il suono, perché non c'è nulla ad amplificarlo questo suono, soltanto le lamelle che vibrano. Ecco, io devo trovare un legno che sia in grado di amplificare questo suono. Quindi ogni volta che utilizzo un pezzo di legno per costruire un clavicembalo, metto a contatto questo carillon a contatto con il legno. E faccio degli esperimenti, qualunque legno amplifica, eh? Cioè per esempio questo pezzetto di legno qua, questo è un pezzo di bosso, io lo metto a contatto, sentirete che amplifica. Mm-hmm. Senti come aumenta il prezzo. Sì. Ecco, però io devo trovare un legno che sia anche più elastico, più risonante di questo pezzo di bosso. E quindi man mano che scelgo i legni, devo cercare il più possibile di arrivare a questo risultato qua, cioè lo strumento finito, che si è fatto tutto di legni risonanti. Adesso mettiamo lo stesso carillon, questo qua, lo mettiamo a contatto con lo strumento che è quasi terminato, vedete, manca solo la tavola armonica, mm-hmm. E sentite il risultato. Era Romeo e Giulietta di Nino Rota. Ma perché Romeo e Giulietta? Perché questo l'ho comprato una volta insieme in una scatola di cioccolatini, mi è rimasto questo. È Romeo e Giulietta di Nino Rota, no? La colonna sonora del film di Zeffirelli. Ah, non lo conosco. Un caso. Può essere. Quindi non c'entra l'amore, il desiderio, la morte. Ma chissà, magari Giovanni se lo potrebbe anche trovare, un rapporto tra il desiderio e la morte. Però adesso adesso lo sorprendiamo. Ah, oppure c'entra il detto è la sua morte. È la sua, no. È la morte sua. È la morte sua. Vedi che è arrivato anche... E così. Ma perché per scegliere sono quindi più legni? Sì, sono più legni, certo. È formato anzitutto da il legno, quello che amplifica il suono, che abbiamo sentito che è l'abete, no? Il legno più di tutto che amplifica. Poi dopo c'è l'acero, il cipresso, altri legni, che sono tutti amplificatori del suono. Poi ci sono dei legni che invece servono per la stabilità, cioè per tenere il tiro delle corde. E poi ci sono altri legni ancora che devono essere il più possibile invece sordi, cioè non devono suonare perché sennò altrimenti farebbero far rumore la tastiera. Quindi sono questi tre tipi di legni che devono funzionare assieme.
Bisogna trovare un equilibrio quindi tra la tensione delle corde, fa conto che sono circa 300 kg no? di tenuta delle corde, e invece la stabilità dello strumento che deve poter essere accordato. Questo vedete è un modello di clavicembalo italiano, cioè, faccio vedere la forma in costruzione. Vedete, ancora manca la tavola armonica, questo è l'interno, questo è il sommiere. Di nuovo c'è la parte più spessa che deve tenere tutto il tiro delle corde. Uh-huh. E qua abbiamo la tastiera. Il tasto, che è una semplicissima leva, vedete che praticamente quando il clavicembalista preme sul tasto, questo si alza, la parte qua si alza, e fa salire un saltarello. Il saltarello va a pizzicare la corda e la corda... Quindi siete nella famiglia degli strumenti musicali a corde. Sì. Ed è, io sapevo che era la combinazione tra una tastiera e il più antico strumento del mondo, credo, il salterio. Il salterio, sì, certo, sì, sì. Uno strumento arabo, no? Che è di derivazione araba, che poi è arrivato in Europa. Addirittura, come si dice, before Christ. Ah, sicuro, sì, sì. Uno strumento antichissimo, uno dei primi strumenti della storia. Quindi è stato che è quello strumento trapezoidale, esatto, sì, sì, il canon e il mi canon, cioè il canon è quello fatto a forma di triangolo, fatto così. Mi canon è quello fatto a metà, no? Quindi la metà del mi canon gli è stata aggiunta la tastiera, è diventato un clavicembalo in pratica. Quindi questa è tutta la storia completa. Detto anche arpicordo. Arpicordo, ecco. La particolarità di questo strumento è che, a differenza di quasi tutti gli altri strumenti a corda o a tasto o ad arco, ecco, il clavicembalo è un'emanazione delle leggi acustiche, cioè ogni corda che suona raddoppia di dimensione a ogni ottava. Lo possiamo vedere qua, quindi nello strumento che suona. Cioè, noi praticamente cominciamo da questo Do. E il doppio della corda Do all'ottava superiore, che è ancora il doppio di questo. Quindi ogni ottava lui raddoppia di dimensione. Quindi vedete questa curva logaritmica, no? C'è qualcosa che anche ad occhio appare subito armonioso, c'è qualcosa di musicale anche soltanto allo sguardo, no? Soltanto e questo è proprio tipico del clavicembalo, in particolare questo. Ma il clavicembalo, quello del 1700, era così proprio. Allora, le tre zampe con le bombature. Questo è proprio fatto su modello di uno strumento che esiste veramente, l'originale si trova a Boston. Uno strumento immagino che tu a Boston sia stato 10 volte. Purtroppo a Boston non so mai stato, la verità. Però ho comprato il libro, le fotografie, il disegno, ho speso un sacco di soldi, e alla fine sono tutte le informazioni, come se ci fossi stato a Boston, alla fine non è. Ecco. E quindi io ho cercato di ricostruirlo il più possibile. Così com'era l'originale. Quindi copia fedele lì si può dire? Sì, in genere si dice, poi in realtà dico ispirato a, no? Perché ispirato la copia a. fedele sa, fa un po' falsario. Cioè, in realtà perché lui è modesto. No, ma non è così. No, perché fa falsario. No, hai capito, il problema è che davvero non si riesce mai a rifare uno strumento esattamente, anche perché questo originale c'ha 500 anni. Vedo questo originale del 1540, metti, io, chiaramente questi legni qua li ho comprati, no? Ci avranno al massimo 30 anni di stagionatura, quindi però ogni clavicembalo, io sono sicuro, ha una sua storia, ha un suo suono, certo, nessuno uguale all'altro. Ah, nessuno uguale all'altro, certo. Poi continuo, c'è una varietà enorme, no? Nelle scuole. No, neanche nelle tue cose. Sì, sì, anche nelle mie. Ogni volta riesce in modo diverso, guarda, anche perché appunto basta cambiare il legno del ponticello, il ponticello sarebbe questo, no? Basta prenderlo, diciamo, dello stesso tronco, prenderlo più verso l'interno, verso l'esterno, già il suono cambia completamente, no? Perché la densità del legno trasforma completamente la... E quindi, ecco, questo vedete è un modello napoletano, eh? Questo è un clavicembalo napoletano, quindi 1540 circa, a Napoli, il clavicembalo si faceva in questo modo in pratica, vedete, con... Questa è una rosetta tipica napoletana che è fatta, vedi, tipo torta rovesciata, no? Va in profondità. Mm-hmm. Ma il legno, quello, non è l'acero, è il legno del clavicembalo? Questo è l'acero, questo per esempio è l'acero. Poi dopo si usava molto il cipresso, che è quella tavola là in piedi, per esempio quello è un legno di cipresso. Cioè questa diventerà l'acero? Diventerà quella, sì, sì. Madonna, quel libro è stato
fondamentale, io credo, quel libro della Epli. È stato fondamentale, ho imparato un sacco di cose. Guarda, io senza di te, guarda, mi metto alla strada. No, io ti dico una cosa, ho guardato le date. Oggi noi festeggiamo, già che Clavicembolo nasce nel 1397 come data, ho fatto un calcolo, meno 2021, oggi noi festeggiamo il 624esimo anniversario del Clavicembolo. Solo noi però lo stiamo festeggiando. Anche se la data migliore è 1440, tu pensa nel 2040 che festa faremo qui dentro. Ah, Giovanni, io ti aspetto, siamo pronto qua per fare questa... Allora, visto che si producono poco nel tempo e nell'arco di un anno, sì, e poi tu lavori su commissione, tu conosci già in, sì, anticipo il proprietario? Certo, sì, lavoro su commissione. Per esempio, io questo strumento che vedete qua, l'avevo costruito per un clavicembalista austriaco. Uh-huh. Su commissione sua, cioè questo clavicembalista. Non mi viene da ridere che me l'ha raccontato sto viaggio Vienna. No, perché merita sta cosa. No, perché io questo clavicembalista ha iniziato a mandarmi delle mail su come voleva questo clavicembalo, su come doveva essere, sì, fatto, sui particolari, su questi pallini qua bianchi che ci voleva sopra. Cioè, tutto preciso, ma che, non esagero, mi ha mandato credo 150 mail, no? Mm. Io cui ho dovuto rispondere 150 volte. Quindi l'ha fatto lui. Qua, cioè, l'ho dovuto fare veramente, perché questa è una pazienza spaventosa, no, che ci vuole con i clavicembalisti in generale, no? Ma con quelli austriaci in particolare. E allora è successo che praticamente io gliel'ho portato questo, no? Questo lui abitava lì. Io mi immagino il viaggio per clavicembalo, fino a Vienna. No? Insomma, gliel'ho portato questo. E questo perché quando sono arrivato dentro casa ho capito che era pazzo, cioè era matto questo, era completamente pazzo. Cioè, capito, questo qui non, era uno che aveva un appartamento, fate conto, di 250 metri, un palazzo nobile, con tutto il pavimento ricoperto di spartiti aperti. Cioè 250 metri, voi, no? Cioè, non è normale una roba così. Fai conto, cioè, invece di avere una libreria, catalogata, lui ci arriva tutti aperti, no? Dice, io perché non riuscivo a passare, no? Dico, scusa, dovremmo passare col clavicembalo? No, perché non riuscivo, calpestavo dappertutto questi spartiti qua, dico, questo è matto, no? Dico, infatti l'ha tenuto un mese, poi mi ha detto, guarda Roberto, non era quello che... No, no. Dopo 150 mail, dopo avermi detto all'inizio che andava bene, guarda, io ho detto, se vuoi te lo pago lo stesso, però non è quello che... Allora gli ho detto, no, guarda, lo vengo a riprendere, preferisco rifare tutta la strada, ho rifatto 1000 chilometri, sono andato a riprendere, gli ho ridato l'anticipo, piuttosto che sapere che... uno strumento a cui avevo lavorato 6 mesi fosse finito nelle mani di un matto, che più veramente quello era fuori come, no? Allora ecco, questo è quello che succede purtroppo, può andare bene, a volte sono persone bravissime che non mi fanno, altre volte invece va male come in questo caso. Certo che tu fai anche un lavoro, no? Rispetto ai concerti, già che non ci sono, tu sei anche affitti, no? Clavicembalo. Sì, sì, certo. E fai l'accordatore a quel punto? Allora, nel caso io faccio l'accordatore, cioè io porto lo strumento, quindi arrivo di solito al pomeriggio al teatro, non un teatro che può essere... Scusa, Roby, un momentone questo per voi, portare il clavicembalo. Questo è un momento eccezionale, guarda. Ma io ti dico la verità, guarda, onestamente non è che lo rimpiango moltissimo, no? Ci sono quelli che si lamentano per via della nonna, adesso il problema, il virus, tutta questa cosa. Io ti dico la verità, è una cosa che ho sempre fatto con fatica, no? Quindi adesso... È vero che ho perso una parte del mio guadagno, però onestamente mi sento meglio. Adesso che non devo più portare i clavicembali per i concerti, mi sento molto meglio. Anche perché il problema del noleggio del clavicembalo è che tu arrivi là e devi in genere prenderti tutti i problemi, le ansie dell'esecutore, del clavicembalista. Mm. Quello è sempre ansioso, è nervoso, no? È teso perché ha paura di sbagliare. E quindi a chi è che dà l'ansia e la colpa? Sempre a me, no? Cioè, capito? Se non funziona il tasto, se non ci prende nel tasto, è colpa mia che l'ho fatto troppo grosso, che l'ho troppo piccolo, cioè è sempre colpa mia. Ragazzi, adesso questa cosa ho deciso che quindi ho venduto tutti gli strumenti, tranne questo naturalmente, li ho venduti tutti e in questo modo, dico così, questo... Ma tu Roby, io mi ricordo, sì, che eri uno dei pochi che aveva quasi tutte le qualità, sai suonare, no? Ma no, suonare adesso no, cioè naturalmente suono, me lo posso far sentire. Tu sei tutto da solo, no? Anche la io sono autodidatta, sì, tutto da solo in pratica. Adesso vi faccio sentire volentieri il suono, guarda, vi faccio volentieri. Camillo, sai, lui è stato, questo è impressionante, come al solito ha una capacità di essere anticipatore e nel momento in cui le cose potrebbero diventare anche foriere di successo, lui si autoesclude. È stato, penso, no, adesso scherzi a parte, uno dei primi
manipolatori di computer, con una, no, veramente, credo a 7, 8, 10 anni tu fossi un programmatore straordinario. Ma adesso straordinario no. Sì. No, straordinario no, guarda, onestamente, diciamo, non era il mio mestiere, cioè proprio io ce l'ho, non ero capace. A 7 anni. No. Quel periodo c'era la passione, sai, per i computer, questo, no. Sì, certamente per le cose tecnologiche, però non era proprio, non ero portato a fare quel mestiere, io sono più per le cose proprio manuali, proprio il rapporto col legno, bisogno proprio, no, delle cose teoriche non sono portate. Io credo che qualche mamma sarà molto felice perché sentirà, primo dato, dal videogioco al clavicembalo, sì, a Bach, sì, e poi dal computer al clavicembalo. Quindi dirà, ok, lo lascio un po' giocare, ma vediamo, certo, cosa succede. Guarda, secondo me il clavicembalo, voglio dire, sono... Secondo me, poi adesso è un mestiere che... Io tra un po' andrò in pensione, no? Perché ho già 53 anni. Secondo me è un mestiere che potrebbe essere interessante per le nuove generazioni, questo fatto, mm-hmm, no? Anche, quindi così. Allora, vi faccio sentire come funziona. Allora, vedete, allora, come dicevo, c'è un tasto, si solleva il tasto, e spinge in alto il saltarello, riesci, vedete, lo metto più in luce, eccolo qua, questo saltarello, dove c'è questo piccolo plettro, non so se si vede, ecco, il plettro, questo è un pezzettino che può essere o in penna naturale, per esempio questa è la penna di Gabbiano, un pezzettino di penna di Gabbiano, oppure in un pezzettino di aculeo o di istrice, quindi sono due possibilità. Poi c'è lo smorzatore, quindi quando sale suona, pizzica, no? quando sale. Scendendo invece c'è questo gioco, praticamente scivola sulla corda, scendendo scivola sulla corda e viene fermato il suono dagli smorzatori. Se te lo faccio vedere in azione, ecco qua. Salendo, sale, scendendo, non suona e ferma il suono. Così un solo registro, quindi solo questa fila di saltarelli, oppure con queste leve io posso azionare il secondo registro, allora due saltarelli insieme suonano all'ottava, quindi si chiama registro di 8 e registro di 4, assieme, oppure soltanto il registro di 4. La barra dei saltarelli che ferma la corsa del saltarello verso l'alto, ecco, questo è il suono. Questo è un Do maggiore, questo è un Re minore, Sol e Do. Sentite il suono del cembalo, adesso lo facciamo fare però ad un bravo autore, la stessa cosa, cioè a Bach. Del clavicembalo ben temperato, no? Dove Bach fa un preludio che in pratica non ha nulla di virtuosistico, non ha nulla di spettacolare, vuole soltanto così celebrare la bellezza del suono, quindi gli accordi, no? Che arrivano uno dopo l'altro e appunto ti fanno ascoltare. Posso farti una domanda? Prego. Perché, come dicevamo prima, è stata persa la battaglia col pianoforte. Bach, Händel, sì, Carlatti, certo. Ma nel Novecento ci sono composizioni per clavicembalo? Ci sono. Sì, sì, c'è sì, questo sì. Mitico rumeno. Certo, sì, c'è Ligeti, no? il compositore che poi ha scritto Lux Eterna, no? Il Requiem famoso, no?
il 2001 di Sena lo spazio, lui ha fatto Hungarian Rock, un pezzo famoso che viene utilizzato adesso in tutti i concerti, di solito lo fanno come bis. Ma secondo te ci può essere una seconda... rinascimento? Al rinascimento diciamo che c'è già stato per quanto riguarda l'utilizzo del clavicembalo, no? Dal momento che c'è stata la famosa banda Landowska, un'esecutrice che ha ricominciato a suonare il clavicembalo nel Novecento, dopo un periodo di oblio quasi totale, nell'Ottocento il cembalo veniva utilizzato soltanto nei teatri, no? Per accompagnare i cantanti. E a casa per appoggiare la roba. Sì, a casa, no? Però pochissimo. Cioè, c'è una lettera di Giuseppe Verdi del 1850, dove lui, quando era già il grande Giuseppe Verdi, dice: no, mi raccomando, sistemate la spinetta di Busseto, perché quando torno la voglio che sia in ordine. Quindi nel 1850 Giuseppe Verdi sappiamo che suonava la spinetta. Noi staremmo le ore. Oh, cosa ne dite se chiudiamo con 2001 Odissea nello spazio? Fantastica, Roby, tanto la conosci. Io non lo so fare. Sì, perché a te piace da matti quel regista, lo so. Non lo so fare, ma Giovanni, il pezzo però purtroppo quello è difficile. Che quello ma no, che te frega, tanto non ci ascolta nessuno. Ma non me lo dico, cioè, proprio non lo so come si fa. Guarda, tu dopo prendi un pezzo di repertorio, no? Che sì, lo trovi sul continuavo a fare in finta, mettere sul sì, pezzo. Guarda. Dai, chiudiamo con... Mi manca 2001 di... Mi manca, guarda, mi manca. Purtroppo... Come ci saluti, Roby? Per la prossima volta che veniamo ce la devi preparare. Cioè, per la prossima volta ve lo preparo... Tra senza... qualche anno. Ma volentieri. Vi faccio sentire un allora, vi faccio sentire quella, l'invenzione, quella del videogioco. Non la sapevo, non ci tengo perché sono 38 anni che la studio, sto pezzo ancora non mi viene. C'è una roba tremenda. Ma è quello di Bach, quello però. Di Bach, no? C'è l'originale, sono 38 anni che lo studio. Vabbè, provo a fare la battuta, ce la possiamo fare tante se Bach-san, che è giapponese. Purtroppo. Il solito giapponese. Hai capito? Questo è un pezzo difficilissimo, io però ve lo faccio sentire perché è stato l'inizio di tutto, no? Assieme al libro che mi ha trovato Giovanni c'è stato queste due cose. Quindi... Allora, era l'invenzione numero 8 in Fa maggiore, che era, fa così, no? Questo è il... Dopo succede che essendo un canone si ripete alla mano sinistra e fa così. E prosegue, no? Il problema è farle suonare assieme, no? Capito? Questa è la difficoltà. Dovrebbe essere più meglio. Fino a qui mi è venuta, cioè non per dire. Dopo c'è la seconda gioco. No, dopo c'è la seconda parte. No, dopo c'è la seconda, è quella dove Bach comincia a parlare con Dio, perché in ogni brano di Bach dovete sapere lui si rivolge sempre a Dio, no? Anche il più stupido, il più semplice, c'è sempre un nome. Seconda parte, quindi il gioco è la sinistra comincia a fare. Comunque è stato meraviglioso. Va bene, grazie. Sono contento che vi sia piaciuto. Grazie a voi, grazie a voi. Qui finisce Catameros, grazie Tamar, finisce con Roberto, sono contentissimo. Sicuramente qualcos'altro è già in cantiere. Sì. È stata una bella idea e poi vabbè, città della musica. Roby, c'è... Io posso dirlo, ci doveva essere una sorpresa enorme, adesso a parte il rituale nostro del dolce e del succo di frutta, chissà se questo Catameros avrà un appendice con Tamar. No. Se ce l'avrà, no, io lo butto. Un addendum, proprio.
Grazie. E buona fortuna per questa cosa. Finito questa esperienza di Catameros con te, grazie veramente. Eccoci, alla prossima.